E a questo punto possiamo dare inizio ai lavori. Chiamo infatti al podio quelli che sono i moderatori della prima sessione, che sono Rabbi Shatta e Pietro Cortelli. Buongiorno a tutti e grazie della bellissima introduzione del dottor Fedone. Credo che questa sarà una giornata importante, come è stata detta in numerose parti dell'introduzione dell'autorità, e non vedo l'ora di sentire i contenuti di queste relazioni. Le prime due saranno presentate dal mio collega Rabbit e le seconde due le presenterò io. Buongiorno, anch'io mi associo anche ai ringraziamenti per questa giornata, anche alla larga presenza. Come moderatori di questa sessione sulla ricerca scientifica, il primo contributo sarà della dottoressa Marina Farinelli, che prego se si può accomodare, e riguarda lo studio Morfeo, del quale il dottor Pedone appena ha accennato. La dottoressa Farinelli la conosco da molti anni, siamo stati colleghi di specialità, per cui abbiamo una lunga collaborazione con lei. Arrivata anche a quest'anno, l'anno scorso nel 2014, a curare un libro insieme, che è il libro La plasticità del sé, aspetti neuropsicodinamici, edito dal Mulino. L'abbiamo fatto a quattro mani con il collega anche Baldoni, e anche con Jordan Ortoff, e cerca in qualche modo di costruire questo ponte tra quelli che sono le neuroscienze da un lato e quello che è la psicodinamica dall'altro, per cercare in qualche modo di integrare questi contributi. Dottoressa Farinelli, prego. Grazie Rabbi della presentazione, buongiorno a tutti. E iniziamo allora con... E grazie naturalmente della vostra larga partecipazione. Con una velocissima escursione che introduce un po' il progetto, di cui sentiremo poi parlare in particolare per quello che sono i primi risultati, un progetto abbastanza complesso, molto complesso diciamo, da Georg Nordhoff, poi nel pomeriggio dalla dottoressa Romaniello. È stato, per quanto riguarda la parola coscienza, già come abbiamo sentito, possiamo disporre davvero di tanti e diversi significati e definizioni che vengono da tanti contesti disciplinari differenti. Prenderemo in particolare in esame una prospettiva di indagine, che è quella delle neuroscienze in prima persona, di cui ci ha parlato in particolare Georg Nordhoff in altri studi, in altre occasioni di lavoro insieme, che riporta appunto in primo piano un particolare tipo di neuroscienza, un particolare tipo di approccio, che riporta in primo piano la soggettività e i contenuti dell'esperienza soggettiva. Si propone con apposite strategie metodologiche di oggettivare però questi dati della soggettività in una prospettiva della ricerca ed emetterli in relazione con quelli appunto oggettivi degli stati neuronali. Per quanto riproponendo alcune definizioni, che però sicuramente ne sentiremo altre da altre prospettive nel corso della giornata, possiamo parlare di una consapevolezza di se stessi, dell'ambiente circostante, da James già dalla fine dell'Ottocento, e aggiungendo il concetto di tempo, da Plum, consapevolezza temporalmente ordinata di sé e dell'ambiente esterno. Sappiamo già da una semplice introspezione, dall'osservazione del comportamento altrui, di come la coscienza sia naturalmente fluttuante, non solo nel corso degli stati di sonno, di veglia, ma nell'arco della giornata, dei vari momenti, delle varie situazioni, ed è di come sia caratterizzata non solo da consapevolezza e intenzionalità e dalle funzioni cognitive superiori, che naturalmente non vogliamo per niente svalutare, anzi, ma come sia supportata, come poggi, sia sostenuta alla base da forme motivazionali, affettive, basiche e inconsce.
E chiamiamo questa forma di coscienza molto basica coscienza preriflessiva, che include aspetti che pensiamo importanti, in particolare in stati regressivi, in stati relazionali intersoggettivi, quali quelli degli stati vegetativi e delle altre alterazioni della coscienza. Bion, che è un notissimo psicoanalista del secolo scorso, parla di proto-mentale, rimandando a stati del feto e del neonato in cui fisico e psicologico sono indifferenziati. Ci piace pensare al limite della differenziazione, con forme di regolazione naturalmente molto primitive e con una forte dipendenza dall'ambiente. Questa coscienza preriflessiva, in relazione alla capacità di chiamare, di esprimere, diciamo così, un primitivo sé, che è l'unità psicosomatica, appunto, come unitario, coerente, grazie ad gli input sensoriali che provengono dal corpo, dall'ambiente, in interazione con l'attività del cervello stesso, con l'attività intrinseca del cervello, di cui ci parlerà presto Georg Nordhoff. La matrice relazionale è un altro aspetto molto importante. Le forme della coscienza soggettiva e possiamo dire del cervello stesso, senza negare tutte le componenti biologiche, neurobiologiche, costitutive, si differenziano all'interno della matrice relazionale, di cui fa comunque continuamente parte, fin dal principio dell'esistenza. Diciamo che è costituito dalla trama delle relazioni originarie e significative per la vita, immerso in un contesto più ampio e con cui è in un continuo dinamico interscambio. Di queste trame originarie, sempre attive, fa parte davvero un mondo minimale in continuazione, che è fatto di un'intersoggettività appunto basica, è fatto di odori, di colori, di azioni, di pensieri, di fantasie, di scambi molto elementari, di sogni, da cui però possono emergere, e sempre in un gioco di figura sfondo, quelle che cominciano ad essere configurazioni per esempio gruppali, ce ne parlerà oggi pomeriggio per esempio il dottor Rebecchi, trame organizzative, reti relazionali, stili relazionali, forme, per esempio abitudini di vita condivise, strategie di adattamento che possiamo non solo riconoscere ma addirittura misurare e valutare. Nel contesto relazionale, le forme riflessive della coscienza individuali, capaci quindi di rappresentare se stessi in relazione all'ambiente, possono maturare, si possono sviluppare, sempre in relazione alle forme preriflessive che continuano ad essere attive in relazione ai sistemi, a quelli che chiamiamo sistemi di valori e di significato. I sistemi di significato costituiscono il valore personale dell'esperienza soggettiva, hanno forti basi emotive, sono nella coscienza preriflessiva, hanno forti basi neurobiologiche e studi di neuroimmagine possono infatti mettere almeno in rendere più visibili dei funzionamenti neuronali dei sistemi di relazione al sé, self-related, ce ne parlerà sempre Georg Nordhoff nella sua presentazione. Questi aspetti lo sappiamo tutti, li pratichiamo tutti nella pratica clinica, quelle che sono appunto le applicazioni quotidianamente nella nostra pratica clinica da ogni prospettiva riabilitativa, e sono particolarmente importanti nei pazienti in stato vegetativo perché implicano la possibilità di lavorare su stimoli che più facilmente evocano delle risposte nel paziente, specie se calati nel contesto relazionale. I sistemi di regolazione della coscienza ugualmente sono molteplici, sono regolati soprattutto, possiamo dire, anche da sistemi biologici, fisiologici, quali quelli omeostatici, allostatici, e dai fattori dei sistemi psicorelazionali. In particolare ci fermeremo sulle emozioni di base, sui meccanismi di difesa e sul sistema relazionale dell'attaccamento. Le emozioni di base sono stati studiati per 40 anni da Jack Panksepp, che è un neuroscienziato che ha fondato le neuroscienze dell'affettività. Jack Panksepp riferisce a questi sistemi motivazionali di base che comprendono emozioni
negativamente e positivamente collegate le basi della le basi della protocoscienza affettiva. Sono appunto positive e negative, conservano sia negli aspetti positivi che in quelli negativi una forte connotazione adattiva. Il primo, per esempio, delle emozioni, il primo dei sistemi motivazionali di base positivi è il seeking system. Condividiamo questi sistemi, peraltro, che sono legati, che generano, che da sistemi neuronali e neurotrasmettitoriali sottocorticali con altre specie animali, alcune filogeneticamente anche antiche. Dicevamo del seeking system, appunto, del sistema di esplorazione e ricerca, che è presente anche nei rettili. La, invece, la cura, l'aver cura di sé, dell'ambiente, dei propri cari, il gioco, hanno a che fare soprattutto con i mammiferi, con specie evolutive superiori. E le emozioni negative sono appunto la paura, la rabbia, l'angoscia da separazione e la tristezza. Direi che in particolare il seeking system e l'angoscia di separazione vanno fortemente riconosciute nell'interazione paziente-familiare in stato vegetativo. È molto è di continuo riscontro come per esempio negli stati di riattivazione si manifestino le forme dell'esplorazione dell'ambiente sostenute in particolare dal seeking system e di come i familiari di riferimento siano pian piano in grado di riconoscere, di dare, di attribuire un significato affettivo a queste prime manifestazioni. Certamente in un gioco di proiezioni e di introiezioni, ma sicuramente sono delle configurazioni molto significative. Lo stesso all'angoscia di separazione, che è quello che si riattiva continuamente, oppure la paura, la rabbia, ma l'angoscia di separazione ha una particolare connotazione relazionale, ci spiega a volte come mai sia davvero così difficile per i familiari che interagiscono a loro volta in una dimensione molto basica e primitiva lasciare i loro cari. Naturalmente qui vediamo rappresentati appunto questi due sistemi neuronali. Questi sistemi basicamente sottocorticale sono in relazione con sistemi neuronali più complessi afferenti alla corteccia poi cerebrale, che ci consente di dare nome e significati e rappresentazioni più complesse. I meccanismi di difesa sono stati ideati messi a punto e nominato da Sigmund Freud ed Anna Freud. Sono la parte inconscia, sono stati proprio considerati come la parte inconscia dell'io, cioè la parte inconscia della coscienza, che mediano proprio i rapporti tra la parte cosciente e le diverse parti istintuali, come quelle che abbiamo visto per esempio attraverso le emozioni di base, le richieste del superio della parte normativa fatta propria inconsciamente e le richieste del mondo esterno. Proteggono la coscienza da eccessi di sofferenza emotiva. Possono essere primitivi o evoluti a seconda della comparsa proprio nello sviluppo evolutivo dell'individuo, internalizzante, a seconda della tendenza dell'individuo a far proprio, a caricarsi di qualcosa che proviene dal mondo esterno anche in maniera difensiva o a farla o esternarla eccessivamente. Perché sono importanti, per esempio, allora, una Melanie Klein, invece, che è stata una psicoanalista del secolo scorso, ha parlato per prima dell'identificazione proiettiva. Mentre prima i meccanismi di difesa avevano una connotazione soprattutto individuale, Melanie Klein la rende già relazionale perché si occupa di bambini molto piccoli e neonati e pazienti con disturbi psicotici. Attraverso questo meccanismo di difesa la madre è capace di riconoscere, attraverso interazioni molto precoci, non solo i bisogni primari legati alla sopravvivenza del piccolo, del neonato, ma di dargli non solo un'interpretazione, ma un intervento, una coloritura affettiva che consente di lenire le sofferenze e le angosce del bambino e di consentirgli le prime rappresentazioni mentali. Questi meccanismi tornano in azione quando ci sono stati regressivi, come pure per esempio la negazione, tanto che è quel meccanismo per cui non riusciamo ad accettare a livelli profondi dei determinati contenuti, può essere compresi in questa prospettiva. Anche un paziente può tendere a ritirare, il paziente che riaffiora ai livelli di coscienza, a livelli più evoluti di coscienza, può ritirarsi di nuovo
quando non riesce a sopportare mentalmente la rappresentazione di una propria condizione. Questo vale anche per il familiare di riferimento. I meccanismi di difesa nati come psicologici, abbiamo per esempio Gernhardt, li ha studiati come ne ha studiato le basi neuronali, prendendo in considerazione i meccanismi complessi di integrazione e regolazione tra regioni del cervello anche molto distanti, e studiando come continuamente si generano attraverso delle relazioni tra stimoli provenienti dal mondo interno, dal mondo esterno, in interazione con l'attività del cervello. Molto brevemente, l'ultimo sistema più evoluto relazionale di attaccamento è stato studiato da John Bowlby, non solo nell'interazione figura di riferimento con il proprio bambino, diciamo così, ma anche nell'interazione dei cuccioli con degli animali con i loro cuccioli, e viceversa, perché ci deve essere una forte corrispondenza e una maturazione adeguata per lo sviluppo di questo sistema. È un sistema relazionale e comportamentale legato al bisogno di protezione dal pericolo, indipendente dagli altri bisogni primari, ed è connotato dalla ricerca di vicinanza, prima fisica, o meglio, negli stati regressivi ritorna questo bisogno di vicinanza fisica in condizioni di minaccia, e successivamente affettivo. Può essere sicuro, insicuro, con varie connotazioni, ce ne parlerà oggi pomeriggio anche la dottoressa Romagnello, anche in relazione ad alcuni risultati dei nostri studi. Ma indipendentemente dalla sicurezza e insicurezza, è importante che come clinici cogliamo i modi in cui questa tensione relazionale si manifesta tra paziente e familiare. C'è da tenere presente questo anche, forse lo teniamo anche sullo sfondo. Nel momento in cui il familiare è vicino, sente l'esigenza a volte di non poter abbandonare per un momento il proprio caro in una condizione così severamente compromessa, da un lato ha cura naturalmente in un modo che è molto basico, dall'altro però ricerca continuamente, è il familiare stesso che si sente minacciato dalla perdita del proprio familiare di riferimento e inconsciamente va incontro a questa esigenza e continuamente cerca di ricombinarla, di ricostruirla. E abbiamo anche il sistema relazionale dell'attaccamento a forti basi nel cervello. In questo libro, che nominava appunto il recente libro che abbiamo avuto il piacere e l'onore di scrivere insieme, curare assieme con Georg Nordhoff, con Rabbi Shattai e Franco Baldoni, abbiamo cercato di riassumere questi concetti in una prospettiva neuropsicodinamica, anche se non immediatamente calati in quella che è la prospettiva degli stati vegetativi, che ci consente un po', naturalmente in maniera ancora molto iniziale, di tenere e mettere assieme queste conoscenze. Perché il contesto relazionale quindi negli stati vegetativi è così importante? Perché negli stati alterati della coscienza assumiamo che tornino in primo piano forme basiche intersoggettive di regolazione relazionali, emotivo-relazionali, più vicine alle interazioni delle prime fasi dello sviluppo affettivo. Le osservazioni cliniche e recenti studi, citiamo tra questi uno studio di Cristina Di Stefano, del gruppo del dottor Piperno, e dei suoi collaboratori naturalmente, che riguarda appunto i pazienti in stati vegetativi e in stato di minima coscienza, hanno evidenziato dei cambiamenti motori, sensoriali, emozionali e vegetativi nei pazienti in risposta ad un ambiente emozionalmente arricchito. Assumiamo quindi questa centralità dell'interazione complessa del paziente con il proprio caregiver o familiare di riferimento, che può essere attivamente e che è attivamente reso partecipe nelle cure e nel percorso riabilitativo. Eccoci quindi molto brevemente alla presentazione del progetto di cui vi parlerò, i primi risultati compariranno poi, dicevamo, nella relazione di Georg Nordhoff, e oggi pomeriggio per gli aspetti psicologici in quella della dottoressa Romagnello. La coscienza dipende dalla relazione del cervello e del suo contesto, con il suo contesto, uno studio esplorativo elettrofisiologico nello stato vegetativo. È un progetto molto ampio, molto vasto, che ci ha consentito però di crescere molto. Si propone di mettere in relazione i marker elettrofisiologici e i livelli di coscienza
alla risposta e di risposta comportamentale dei pazienti misurati attraverso apposite scale di valutazione che vedremo poi meglio spiegate. Quindi, innanzitutto questo obiettivo, poi indagare la possibilità di utilizzare i suddetti marker come elementi predittivi dei livelli di coscienza e di recupero. Indagare attraverso specifiche valutazioni etero e autovalutative, attraverso valutazioni standardizzate, le caratteristiche premorbose del paziente, del contesto relazionale paziente-caregiver, dei sistemi di significato, per l'individuazione di quegli stimoli rilevanti nella messa a punto di quelle stimolazioni terapeutiche personalizzate attuate attraverso l'intervento del familiare di riferimento. Di valutare poi le condizioni psichiche del familiare di riferimento e gli stili relazionali, compresi il funzionamento familiare, le strategie di coping, di adattamento al cambiamento, e indagare le variazioni dei marker elettrofisiologici nei livelli di coscienza dopo l'utilizzo di una terapia con stimoli autobiografici significativi attraverso il caregiver. La finalità è quello di portare un contributo alla ricerca sul tema della corrispondenza tra aspetti emotivo, relazionali, comportamentali della coscienza e marker elettrofisiologici. In ambito terapeutico, individuare quelle metodiche e quelle strategie di stimolazione per i pazienti che coinvolgano anche i familiari, gli operatori, non dimentichiamo, e che consentano di sostenere il recupero possibile. Mettere a punto un supporto psicologico mirato che protegga i familiari da un eccesso di sofferenza emotiva, che valorizzi le risorse vitali, la progettualità e la qualità di vita. Grazie. Grazie per l'attenzione.